Ciao a tutti, perché un narcisista sembra dimenticarti dopo lo scarto? Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Travasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi tipi di abbonamento, abbonamenti per partecipare alle live di diverso livello e abbonamento per una consultazione personale. Ma veniamo al tema. Perché il narcisista sembra dimenticarti dopo lo scarto? Allora, una delle cose tipiche che fa un narcisista è quella che sembra, diciamo, di dimenticarti dopo lo scarto, dimenticarti dopo che si è allontanato. In effetti, i narcisisti hanno questa caratteristica. Di allontanarsi ad un certo punto e di togliere praticamente ogni contatto, interrompono i contatti con te, come se il narcisista ti facesse no contact, fondamentalmente. Questa è una delle, diciamo, caratteristiche del narcisista. Ma in realtà il narcisista non ti dimentica. Al narcisista in quel momento lì non gli interessa interagire con te per diversi motivi. I motivi sono: uno, che ti vuole punire e vuole acquisire ancora più potenziale nei tuoi confronti. Infatti il narcisista si allontana quando magari le cose stanno andando per te bene e tu gli hai dato tanto, hai fatto investimenti, quindi da un certo punto di vista sei coinvolta. E questo è, diciamo, un qualcosa di molto interessante perché il narcisista nel momento più bello si allontana e tu, boccalona, ci caschi, nè, mi ha lasciato, nè, come... e ti innamori sempre di più. Poi quando il narcisista tornerà, sei lì disposta ad accoglierlo a braccia aperte, anzi sei felice. Per te diventa quasi una gratificazione che dai volentieri al narcisista. Questo è l'assurdo, no? Se andiamo a vedere. Il narcisista in realtà che cosa fa? Il narcisista finge di dimenticarti perché non avendo empatia se ne fotte, ma non è che ti dimentica. Anzi, per il narcisista... il narcisista ha un senso di proprietà sulle sue, tra virgolette, vittime. Questo si traduce nella convinzione insita nel narcisista di poter tornare quando vuole e di essere certo di essere accolto, anzi, di far felice l'altra persona. Perché nella mente contorta e malata del narcisista c'è l'idea che se lui ti dà, diciamo, la sua disponibilità, tu sei addirittura felice, sei felice e questo è quello che pensa il narcisista. E il narcisista perché si allontana, perché ti scarta? Dicevo per due motivi, uno per punirti, dall'altro perché andrà nel frattempo a approvvigionarsi del suo narcisismo, diciamo così, approvvigionare, alimentare la sua ferita narcisistica, alimentare il suo narcisismo, andando a coinvolgere qualcun altro. Quindi il narcisista in quel momento lì sta puppando da qualcun altro. E sono le famose triangolazioni, no, che fa il narcisista. Ma il narcisista tornerà prima o poi, diciamo così, certo che tu sarai lì disponibile ad accoglierlo. Lo schema d'altra parte di comportamento del narcisista è abbastanza tipico. Prima ti idealizza attraverso il love bombing o attraverso quello che fa, comunque il love bombing che può essere istrionico, diciamo, oppure quello del narcisista covert, ti idealizza, ti mette sul piedistallo e poi dopo ti isola. E poi piano piano inizia a denigrarti, inizia a squalificarti fin tanto che ti scarta, facendoti vivere magari sensi di colpa. E nel frattempo cosa fa? Nel frattempo va a rivisitare qualcun altro, magari qualche vecchia ex, oppure diciamo qualche persona nuova.
e riprende il suo gioco fondamentalmente, un gioco di manipolazione che si basa proprio su questo. Nel frattempo, diciamo, tu stai lì a soffrire, tu stai lì a dire non torna, non torna, anzi ti struggi, cerchi di usare tecniche, cerchi di fare qualunque cosa per farlo tornare. Quando il narcisista ti verrà a ripescare, prima magari farà qualche test, facendo un po' di orbiting, mettendo un po' di like a qualche tuo post, insomma, si farà un altro giro in giostra, perché se tu sei lì disponibile, è ancora più coinvolta, sarai disposta a dargli ancora di più in termini mentali, in termini psicologici, in tutti i termini sarai disposta a dargli di più. Non importa, diciamo, che lui ti abbia lasciato, ti abbia fatto soffrire, tu in quel momento lì sei felice, anche perché magari credi a quello che il narcisista ti dice, credi al fatto che magari ti dice: ah, sono felice, di averti vista, bla bla bla. Tu ci credi, e questo credere fa sì che lui in qualche modo continui sempre il suo gioco manipolatorio, manipolativo. L'unica cosa che tu devi fare, devi imparare a fare, è non interrompere questo ciclo. Quindi fottertene quando se ne va. Intanto, se ti è resa conto che fare con un narcisista deve essere pure felice, e sfruttare il fatto che si è tolto dei coglioni. E quando torna, dare indifferenza. Indifferenza vuol dire delle cose del tipo: ah no, guarda, sì, adesso non ho tempo, sai, sì, poi ci sentiamo un altro momento. Oppure prenderlo per il culo, dire: guarda, sì, magari ci vediamo domani, dai, ti faccio sapere, e poi non fargli sapere niente. Oppure dire: sì, dai, appena mi libero ti chiamo, e poi non chiamarlo. Insomma, devi iniziare a destrutturare, devi iniziare a fare questo. In questo modo, beh, gli darai un proiettile di cristallo piantato in mezzo alla fronte, perché il narcisista non riesce più a capire, no? Non riesce più a connettere, non riesce più a rendersi conto di come stanno le cose. E questo, per fortuna, lo fa soffrire, questo lo destruttura, gli dà, diciamo, una botta, e a te ti salva perché ti fa vedere veramente qual è la situazione. Quindi, per riuscire a fare questo, devi però capire di avere a che fare con un narcisista, capire che facendo certe cose otterrai certi risultati, facendone altre non li otterrai. E devi imparare a destabilizzarlo, non devi imparare ad avere paura, e renderti conto che il narcisista è un povero scarafaggio che non si merita assolutamente nulla. E quindi toglietelo dai maroni e starai molto meglio. La soddisfazione di mandarlo a stendere, diciamo così, non ha prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. La soddisfazione di mandarlo a stendere, come diceva la pubblicità, quando torna, non ha prezzo, non ha veramente prezzo. Puoi veramente ottenere dei grandi risultati senza rendertene neanche conto. Acquisendo autostima, acquisendo forza, acquisendo energia. Senza queste non riuscirò a ottenere niente. Invece, facendo così, lo mandi pure in depressione al narcisista, non importa che abbia altri approvvigionamenti, inizierà ossessivamente a pensare a te, perché non riuscirà a capire come è possibile che una persona non lo prende più in considerazione, e tu otterrai veramente una grande soddisfazione. Io consiglio veramente di usare questa strategia, perché per te sarà cosa buona e giusta e ti porterà veramente dei grandi benefici, soprattutto per quanto riguarda la tua autostima, soprattutto per quanto riguarda la tua forza interiore. Starai veramente meglio. E niente, nessuno potrà più ferirti, nessun narcisista potrà più interagire nella tua vita e portarti dei malesseri. L'importante, diciamo, è avere attenzione per te stessa, attenzione
avere energia per te stessa, perché senza di questo non riuscirai a fare niente. Quindi il giusto distacco dal risultato è fondamentale. E quindi recita sempre il mantra: io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati che si avvicina al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Su questo canale ci sono diversi livelli di abbonamento, abbonamenti per partecipare alle live e l'abbonamento consulting per un consulto individuale. Ciao a tutti!